Eccoci qua, 1 maggio 2021, siamo a Galafai, c'è un sole che è un riverbero che mi sta dando molto fastidio, sono un pochettino mi metto gli occhiali da sole. E anche a Galafai, nella vignetta di Pinot Noir, facciamo la potatura verde, quindi in realtà siamo già passati, cioè sono già passato circa 2 settimane fa, ma anzi 3 settimane fa, a fare una pre-potatura verde. Come vedrete c'è ancora roba da togliere, quindi adesso i nuovi ricacci li hanno. Faremo in modo di. I ricacci che non ci interessano, faremo in modo di togliere. Andiamo a vedere, dai. Primo caso di ripotatura verde. Come vedete, qua io ho lasciato in pre-potatura 1, 2, 3, 4 e poi i germogli sugli speroni. No? Ma ha ricacciato un sacco. Quindi cominciamo a togliere un po' di roba, dai. Questa roba va tolta, cioè secondo te che dobbiamo controllare i doppi germogli, tipo questo è un doppio germoglio e lo elimino, questo viene da sotto, questo qua viene da sotto, quindi lo eliminiamo, questo viene da sotto e quindi lo eliminiamo, vediamo un po' cosa c'è, ecco, vedete qua, questi prima della curva li eliminiamo, qua sotto è pieno, strapieno di doppi germogli, questo doppio germoglio più interno lo eliminiamo, questa è la gemma che mi darà la continuità per l'anno prossimo. Vedete, qua c'è una gemma più una e poi c'è anche un'altra qua sotto, eliminiamo questo più interno, poi c'è anche uno più che qua, questo qua però è miserino, però vabbè, vediamo qua dietro, qua ecco qua, qua c'è un doppio germoglio e quindi questo lo elimino e quindi ho rifatto la potatura verde per questo qua, vediamo qua. Idem come sopra, sono i germogli di sopra, vediamo gli speroni, ok, questo è interno, lo elimino, questo di qua sotto è sul legno vecchio, non mi serve, questo sul legno vecchio non mi serve, questo è il germoglio, lo sperone è qua sotto, elimino tutto quello che c'è qua dietro, questo è un germoglio interno e quindi lo elimino. Ok, anzi questo qua è quello di su, quello, la gemma di continuità è qua dietro, quindi questo lo elimino. Ok, quindi questa qua, vedete, moncherino, gemma di continuità, gemma di continuità più una, gemma di continuità più una e capofrutto. Questo è un doppio germoglio, questo è un doppio germoglio e lo elimino, questo è un doppio germoglio e lo elimino. Ok? E quindi potatura verde effettuata. Questo è un caso interessante perché in questo si vede cosa significa lasciare una gemma più una. Allora, vedete qua? Qua c'è, questa qui, adesso nascondo questa foglia qua. Allora, qua avevo lasciato che cosa? Una gemma di riferimento più una che non è germogliata, più una più una. Quindi cosa succede? La cugina che mi interessa lasciare a questo punto è questa qua. Ok? Che sarà questa. Quella che mi darà la continuazione della ramificazione per l'anno prossimo. Gli altri due, quindi l'anno prossimo, quando avrò, posso tagliare qui, ok, e avere, sviluppare questo come futura capofrutto, oppure da questa parte, gemma di riferimento, e questo come futuro capofrutto. In questo caso ho la possibilità di scegliere. Quindi, questa me la terrò sicuramente come prosecuzione e poi potrò scegliere questa oppure addirittura questa qua. Questa qua. Però questa qua l'importante è avere questa qua come gemma di riferimento per poter andare via l'anno prossimo. Qua invece dobbiamo eliminare qualcos'altro, che è questo sul capofrutto prima della curva, non mi interessa. Potrei eliminare anche questo qua, ma lo lascio, non me ne frega niente. Tanto do sto qua, vediamo un pochettino, qua li lascio tutti e due. Ok? Quindi vedete. L'importante è lasciare anche eventualmente gemmi in più, tanto qualcosa germoglia sempre. L'importante è avere il germoglio, la gemma per la prosecuzione della ramificazione. Questo è un caso interessante perché in questo caso io non avevo il germogliamento dello sperone qua, lato destro, e quindi cosa ho fatto? Ho lasciato un doppio guaiò, quindi da una parte, che tra l'altro qua è anche abbastanza misero, ma poi vi spiego il perché. E poi da qua che invece è più funzionale. Cosa è successo? Questo qua l'ho lasciato perché mi serviva da cosiddetto tira linfa. Infatti, guardate qua, da una delle gemme è spuntato un germoglio.
Questo qua mi servirà l'anno prossimo da potare per la continuità degli speroni. Uno sperone ce l'ho qua a sinistra e l'altro ce l'ho qua a destra. Quindi questo qua lo tengo, non lo elimino. Questo qua mi funge da tira-linfa per far sviluppare questo sperone. E questo qua è il mio capofrutto. Quindi in questo caso ho fatto la scelta giusta tenendo un doppio guaio, anche se questa è una delle piante che è in fase di allevamento, perché è una di quelle che magari aveva stentato un po' di più. Ma insomma, questo esempio è interessante per capire che finché c'è gemma c'è speranza. Vai un altro caso di potatura verde, guardate, ha ricacciato, ero già passato appunto a togliere i germogli che non mi interessano e devo ripassare perché è pieno di roba sostanzialmente inutile. Quindi vediamo un po', sperone di sinistra, eccolo qua. Facendo più germoglio tolgo più l'interno. Questo è lo sperone di destra, spero c'è un doppio germoglio, tolgo questo e gli altri elimino. Questo avevo lasciato perché non ero sicuro se germogliasse questo, in realtà questo è germogliato, quindi questo lo elimino, poi qua lo taglierò. Vediamo se ci sono doppi germogli, ecco qua non c'è un doppio, no, questo non è un doppio germoglio però. Aspettate che devo, ok, questo lo devo eliminare, questo l'ho già eliminato, questo lo elimino, questo lo elimino. Qua c'è un doppio germoglio e la potatura verde è effettuata con, vediamo, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 germogli per piante. Ok? Dai, ultimo caso di potatura verde sul guaio a Galafai. Il Pinot Noir, vedete i ricacci che ci sono stati da qua. Eliminiamo tutto, tutto quanto, via. Tutto quello che c'è sul fusto non ci interessa perché toglie sostanza alla pianta. I germogli sono ancora molto morbidi. Vediamo gli speroni. Allora, sperone di sinistra, c'è un doppio germoglio e lo elimino, che è questo qua all'interno. Ok, adesso è libero, quindi gemma di continuità più una. Sperone di destra, c'è un doppio germoglio e lo elimino, questo quello più interno. Quindi sperone di destra, gemma di continuità più una. Capofrutto, elimino tutto quello che non serve. Quello qua sotto non ci interessa. Vediamo un po', qua ne ho lasciato qualcuno in più, non importa, lo faccio caricare un po' di più. Comunque, insomma, dai, anche in questo caso la potatura verde è effettuata. L'importante è eliminare, ecco, qua c'è un doppio germoglio. Ok, qua ho lasciato, la faccio caricare un pochino di più. Comunque, insomma, la potatura verde è stata effettuata e ricordiamo che la potatura verde serve non solo per la produzione, ma anche appunto per permettere alla pianta di poi l'anno prossimo, l'anno prossimo inverno, di essere potata senza effettuare troppi tagli. Allora, dai, abbiamo finito la potatura verde a Galafai sul Pinot Noir, quindi insomma aspettiamo il germogliamento. Adesso facciamo il trattamento con Puglia Bordolese, Zolfo e Zeolite, quindi vediamo il trattamento e poi vediamo come proseguirà. Alla prossima, ciao! Prepariamo la medicina che dobbiamo dare in vigna utilizzando zolfo in specifica anche per colture biologiche con un dosaggio di 150-300 grammi per 100 litri d'acqua per ettolitro. Diciamo che io ne uso circa 200. Poltiglia bordolese venduta come concime, che altro che non è solfato di rame neutralizzato con calcio idrato, per una quantità di, allora, vite, ok, vite sono circa 250-500 grammi per ettolitro, ne userò circa 400, diciamo. La zeolite cubana, che è un corroborante per la vite, non solo, ma poi ha proprietà colloidali e quindi permetterà alla medicina di aderire meglio alle foglie. È una specie di farina fossile sostanzialmente, e ha anche la caratteristica ha delle proprietà igroscopiche, cioè assorbe l'umidità. Quindi nel caso in cui la zeolite Nel caso in cui la zeolite venga mischiata con altre sostanze,
Queste rimangono attaccate alla foglia della vite e una pioggia non eccessiva, non di lava, perché la zeolite, appunto, in virtù delle sue proprietà igroscopiche, assorbe parte dell'umidità. E quindi questo è, insomma, uno dei motivi, il motivo principale per cui la utilizziamo. E questa è la pompa automatica a batterie di litio della Ausonia, comprata da poco, e quindi adesso la inauguriamo. Ok, dai, facciamo la medicina alla vigna. Questa è una macchinetta automatica, vedete? Basta spingere e spruzza automaticamente. Abbiamo detto c'è Putiglia Bordolese, zolfo e zeolite. Segui, guarda. Abbiamo finito di fare naturalmente sempre la maschera. È una giornata ottima, non c'è vento, quindi va benissimo. Diamo una spruzzata in modo da. Questo è un trattamento preventivo. Siamo al 1º maggio 2021, quindi non ci sono ancora. I germogli sono belli alti, non ci sono condizioni per le malattie adesso. Però facciamo un primo trattamento preventivo, diciamo tutto abbastanza naturale. Ok? Vediamo un po'. Come si vede, atomizza molto bene. Leonardo, avvicinati qua. No, devi riprendere, riprendi me, riprendi me. Riprendi bene quello che ha fatto. Atomizza molto bene. Gli ugelli sono abbastanza stretti. È molto comoda. Quindi è una buona sicurezza che ci sia una buona irrorazione. Io passerò da una parte all'altra. Si dà la medicina, bisogna evitare che si formino le goccioline che possono far cadere la medicina per terra. Come si vede, è veramente semplicissimo. Poi la zeolite funge da collante, quindi in questo caso siamo abbastanza sicuri di riuscire a fare un buon trattamento. Non so se mi si sente, adesso io chiudo perché non voglio rimanere tutta l'ora con il video. Finiamo il trattamento e quindi siamo tranquilli. Per cui alla prossima. Ciao!